Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi si chiude il cerchio. Oggi concludiamo la run B, ma prima di andare al Tempio Perduto ed entrare finalmente nel Castello del Signore Oscuro, guardiamoci questo intermezzo. Dosta? Kore de yoyaku Yona o tasuke ni ikeru. Ah, sou da na. どうした?何を神妙な顔をしておる?シロ、相談があるんだ。カイネとエミールのことだ。魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。ヨナのためとはいえ、カイネとエミールを巻き込んでもいいのか?今更何を言うておる?おい、何ふざけたことを言っているんだ? 聞いていたのか?カイネ、エミール、俺は私たちを置いていくなんて、ふざける以外の何だって言うんだ。そうですよ。こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。今度は僕たちが誤解する番です。恩返しとか仲間とか、そういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。 だけど。あ、でも、ただでやるなんて言ってませんよ。ヨナさんを助けた後は、僕たちのことを手伝ってもらいます。カイネさんの魔物付きのこととか、僕の姿を元に戻すとか、それを直す方法を探す旅に出るんです。きっと世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。うん。 みんな、ありがとう。ヨナを必ず助け出す。 Ecco cosa c'è dietro alla missione che stiamo facendo noi. Una sorta di favore reciproco. Noi salviamo Ιώνα, però al tempo stesso poi salviamo... Allora, qui salviamo. Qui ragazzi, se non avete preso le armi, potete prenderle. ホントの声は誰に問う?本当の姿を誰に見せる?我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか? Sì, è una specie di parole d'ordine. Questo non l'abbiamo già visto. われは答える。黒き病が故に。われは問う。人はその命を。われは答える。われは問う。魂の行く先はいずこか。われは答える。 E questo è quello che abbiamo visto già la scorsa volta. Lanjiro wa
Questo noi già lo sappiamo. Quindi quindi qua per il momento è tutto identico. Ok. Proseguiamo. E qui, ragazzi, ci sono le prime differenze. Vi ricordate che queste erano ombre che parlavano e che comunque sia stavano vivendo dei ricordi? Ecco, oggi scopriremo tutto. Vedete? Questo luogo è degli esseri umani. È il nostro ultimo baluardo. Sono tra l'altro un po' più resistenti perché io non ho livellato, quindi mi restano praticamente in vita con uno sputo. Diciamo che nella mia vecchia run qui ero anche molto più livellato, perché giustamente avevo fatto anche altre robe secondarie, quindi ero decisamente più forte. Cosa che qui non ho fatto, ovviamente. Perché io ho già il salvataggio. Se non ricordo male, quel salvataggio che ho è quello che ho fatto in live, dove praticamente io già avevo tutte le armi e tutto. Perché, se vi ricordate, per fare il finale C e D bisogna avere rispettivamente tutte le armi del gioco. E tra l'altro, diciamo, la cosa positiva per quanto riguarda il finale, per quanto riguarda il finale C e D, è che si possono fare con lo stesso salvataggio. Basta semplicemente poi ricaricare, rifare, diciamo, tutta la rifare tutto la parte finale, sconfiggere il boss finale e fare finale C e D. Più che altro il problema è sto stronzo che vola. Vedete, è lì che teniamo i nostri tesori. Dice, non aprite quella porta. Lì è dove teniamo i nostri tesori.
何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ。そんな無茶をして万が一。 E cosa possono essere i loro tesori? Oi, Kaine, ushiro. Ombra giovane che urla. Sono solo bambini, non sanno quello che fanno. E ora finalmente possiamo ricrearli. Sono bambini. Stiamo trucidando dei bambini. E da qui nasce la teoria del fatto che le ombre, unendosi in sentimenti più grandi, possono creare delle ombre ancora più forti. Quanti ne avete uccisi? Quanti? Non è odio e non è tristezza. Il cuore di Kainé è cambiato. Ah vai, ma avevo schivato, porca miseria. Sono molto più resistenti. Ma ripeto, il fatto è che anche io non sono livellato. Però, diciamo che portare l'arma al massimo, sicuramente l'aiuto ce lo dà. Ecco, il problema è qua, che ora non riesco a buttarlo giù subito. Oi.
ovviamente il cinghialozzo qui è un po' più duro. Ecco, l'avevo schivato, però mi sono fatto colpire come un tacchino. Qua rimane tutto invariato, quindi adesso veniamo inseguiti nuovamente. Ok. La prende a calci, tra l'altro bellissimo. Vede, non andrete da nessuna parte. Devo proteggere il nostro ultimo baluardo. Eh sì, ragazzi, perché se le ombre sono gli esseri umani, noi praticamente stiamo invadendo il baluardo degli esseri umani, che è stato creato dal Signore Oscuro. Attenzione. だからこそ Avete visto? Kainé è riuscita quasi a psicanalizzare Tyran. Dice: noi siamo uguali, siamo due cause perse. さ、程度とちいると手。出口、汗より。銀と、オキトだ。あら、ペルアと、シデン、チ、ウセキオン。
Ira, co, ku. Ka, tsuite. Dou shite koko ni? Saruri to shita. To, kaizamu tokki no, daro? Shikari. Iya, aratote sansetai. Kuruari, uari tote toros. Kankashi chinde. Demo. Ara, peru ato. Donda, kite, kirigo itari. Afia, tosachi chisata toda. Toreruta, kaizamu chi. はい。ゲルダ。アジ、ゲルダ。え、タカル、奇跡。お、あ、おい、やめろ。離せ。やめろ。お。ぎ、後でアリクラーサ。あこ。 ゆっくく、お、タオキ、アルタ、ビュート。クルト、コ、チ、イル。カテ、ケタル、イト、エチ、ケロ、アルテリアだせ。ギウジ。各、イシギシ。真鍮、カレルタ、カイザム。テーラス。うん。 アンダ、アラタテ。ウラヌ、ペルア、トッチ。ウラヌ、カイザム、トッチ。おお、開けるんだ。ぐずぐずするな。ベラシンクイーン。カイネさん。奴の戦いを無駄にするな。 死んではダメ。私たちが、なぜ双子に作られたか。今、わかった。魂のない私たちが、喋らないで。血が止まらない。デボル。一人で生きるには、この世界は寂しすぎるんだ。時間が、長すぎるんだ。 涙は流せるのに、魂がないなんて本当におかしな話だよ。ごめんな、ポポ。いや、デボル、置いていかないで。私を一人にしないで。やだ、いや。 ポポルさん、もうやめよう。やめよう。やめよう。やめようって。お前にそんな自由があると思ってるの？デボルを殺しておきながら、よくもそんな。やめてください。今ならまだ。もう遅えんだよ。何もかも。 みんな殺せ。殺してやる。このお前ら殺せ。足がまずい。進めなくなるぞ。
僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です。僕、少年だった頃の石化させてしまう目も、この醜い体になってからの姿も本当に嫌でした。だけど同時に誇りでした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること、本当に感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、エミール、エミール、エミール、エミール、エミール。やれやれ。カイネさんは乱暴だし、シロさんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど。もう僕は仲裁できませんからね。さん、僕あなたにもう一度。Scena nuova questa. Noi non abbiamo ufficialmente visto la fine del re di facciata, no? Yeah.
e così si spegne anche il re di facciata. Attenzione però, non è finita. Esatto. Presto arriverà il mio corpo e saremo di nuovo insieme. Inconsapevole del fatto che il suo corpo in realtà è occupato da me. Qui la realizzazione di Kainé, che ha perso praticamente Emil e ha perso anche l'unica arma in grado di poterla effettivamente fermare. Ecco perché prende la decisione di andarsene e separarsi dal nostro protagonista, per evitare di fargli del male soprattutto. Ma abbiamo degli appunti da leggere, se vi ricordate bene, ovvero dei documenti. I dati del progetto Gestalt, che non abbiamo letto la scorsa volta. Cominciamo dal primo. Progetto Gestalt 0923. Come dal rapporto precedente, l'implementazione della modalità Gestalt può impedire la sindrome della clorurazione bianca sperimentata di recente. Il trasferimento di informazioni corporali contenenti i geni degli originali a replicanti non civilizzati procede da programma. Rimaniamo del nostro ruolo di androidi di controllo per prepararci alla fine della malattia batterica incurabile. Per ora questa fase sta procedendo senza problemi. Osservatore 021, nome in codice Popola. Capito? Popola e Devola sono praticamente questi androidi creati dagli esseri umani che stanno controllando il progetto Gestalt. Dati del progetto Gestalt 9182. Strategie attuabili nei casi di ricaduta recenti. Ricaduta. Catastrofica perdita della facoltà senziente riscontrata sempre più di frequente nei Gestalt. Dopo l'attacco di alcuni Gestalt in ricaduta a replicanti, è necessario adottare misure organiche. Pensiamo che la sindrome sia il risultato di un difetto tecnologico sconosciuto nel processo di trasformazione dei Gestalt. La ricerca di questa condizione è la nostra priorità. Osservatore 22, nome in codice Devola. Vedete? Quindi nel procedimento di questo, diciamo, progetto Gestalt ci sono state delle difficoltà tecniche, dei problemi che hanno generato, per l'appunto, come potete vedere dall'immagine sulla sinistra, le ombre. Dati del progetto 10432. Verbale abbreviato della riunione straordinaria del comitato del caso 23. Riunione risposta all'emergenza. Argomento, aumento delle ricadute, osservato e discusso. Argomento, accelerazione del programma di recupero, approvata. Rapporto, discussione sull'utilizzo del nome in codice Noir per il programma di recupero umano. Rapporto, lancio del sistema di decodifica WISE, più raccolta ordine di assistenza e rilascio codice per Joe, che saremmo noi tecnicamente. Nome in codice Devola e Popola, anzi Popola e Devola. Quindi il grimorio nero e il grimorio bianco, in questo caso, sono stati per l'appunto utilizzati per uno lo Shadow Lord e uno effettivamente per il nostro personaggio. Ma per, diciamo,
compiti diversi. Infatti il codice noir è il recupero del programma umano, quindi il recupero dell'anima umana, mentre invece Weiss è il bianco e quindi è la decodifica che serve per inserire l'anima nel replicante. Ecco perché all'inizio del gioco noi abbiamo parlato, o comunque i libri in questo caso si sono parlati, di bianco e nero che si sarebbero uniti per poi aiutare lo Shadow Lord. Dati del progetto Gestalt 11242. L'aumento delle ricadute è dovuto a un picco inaspettato di facoltà senziente dei replicanti e all'instabilità genetica del Gestalt originale. Non fu previsto l'effetto dell'originale sui corpi sottoposti al progetto Gestalt. È necessario identificare i legami tra questo fenomeno, il Gestalt originale e sua sorella, il caso di ricaduta Yona. Il gruppo di contatto osservatore è sempre più preoccupato. La soluzione al problema è la priorità. Dettagli nei rapporti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per l'appunto gli esseri umani, che dovevano essere in un qualche modo inseriti nei loro rispettivi replicanti, purtroppo hanno avuto una sorta di rigetto. Alcuni hanno avuto una sorta di rigetto. Perché? Perché i replicanti in questione hanno sviluppato una loro coscienza e quindi hanno rifiutato, diciamo, l'ospite umano, che a sua volta, non avendo la possibilità di entrare in un corpo, diventa un'ombra e quindi si trasforma e diventa quelle che noi abbiamo visto durante il gioco, l'ombra. Però a quanto pare questo fenomeno è partito da un Gestalt originale, cioè c'è stato il primo che ha prodotto questo effetto, ovvero noi e la sorella Yona. In questo caso siamo stati i primi Gestalt che praticamente hanno fatto iniziare questa sorta di rivolta dei replicanti, che per l'appunto non sono più riusciti ad ospitare gli esseri umani nel loro corpo. E quindi adesso bisogna trovare una soluzione, perché a causa di questi replicant, o per meglio dire di questi Gestalt originali, purtroppo abbiamo mandato tutto a puttane. E ora, finalmente, che sappiamo la verità, possiamo andare quindi questo che noi abbiamo affrontato, il castello del Signore Oscuro, è l'ultimo baluardo degli esseri umani. Queste sono ombre senzienti, ombre che sanno di essere umani e che aspettano di riavere il loro corpo, e noi le abbiamo trucidate letteralmente. Il sacrificio di Weiss. E questo è il finale B, ragazzi.
のクッキーあげる。兄ちゃんはもう食べたからいらないよ。お兄ちゃん、昨日もそう言ってた。本当は一回も食べてないのに。はい、ちゃんと半分こだよ。ありがとう。ずっと一緒にいてくれてありがとう。はい、お兄ちゃんの分。ヨナ、e qui si è visto e si è avuta soprattutto la conferma del fatto che il signor oscuro era lo stesso ragazzo che abbiamo usato all'inizio del gioco. Ma cosa ancora più importante, abbiamo visto che Yona era la sorella che è stata inserita nel corpo della Yona replicante, che però aveva sviluppato una sua coscienza, e lei, sacrificandosi perché voleva che i due replicanti potessero stare insieme, si è dispersa nell'aria. Il fratello, non essendo riuscito a sconfiggere il replicant e perdendo la sorella, decide di morire per ricongiungersi a lei. E questo è stato il secondo finale, ovvero il finale B, che se non ricordo male si chiamava Memorie Latenti, ricordi, una cosa del genere. Se ora non ci faccio caso sinceramente come si chiamasse, però aveva un nome del genere, ricordi latenti o ricordi, memorie latenti, una cosa del genere. Quindi non ci sta, cioè ci sta nel senso. Bene, direi che adesso possiamo aspettare i titoli di coda e dopodiché salviamo su un altro slot per farvi vedere appunto il finale A e B, e dopodiché io caricherò la partita che, se non ricordo male, io ho già salvato per comunque fare sia il finale C che il finale D, e poi finalmente avremo la possibilità di giocare il finale esclusivo di questa remastered, che sarà il finale E, che appunto è un finale del tutto nuovo aggiunto in questa versione, ma che rende, diciamo, canonico successivamente il passaggio da replicant a automata, con un passaggio molto chiaro e molto identificativo che vedremo poi successivamente. Quindi ci vediamo dopo i titoli di coda. なんだかえらく飛ばされちゃったみたいですね。でもさすがお姉さんの体、死んでも死なない頑丈さです。よいしょ。ちょっと動きにくいですね、頭だけというのは。皆さんどこにいるんだろう。早く会いたいです。みんなと会う前に身だしなみを整えないといけませんね。いや、
身だしなみ以前に体をなんとかしなきゃ。カイネさんとシロさん、喧嘩してないといいな。あの二人は僕がいないと本当にダメなんだから。あの二人の…Anche il piccolo spezzone di Emil ci stava tantissimo. Ok, salviamo. E come potete vedere, adesso abbiamo anche il finale B. Detto ciò, possiamo uscire. Finale C. Ecco qua. Ottieni tutte le armi presenti nel gioco e alla fine potrai prendere una decisione che inciderà sul corso della storia. Vedete, vi danno anche gli indizi per trovare, in questo caso, anche gli altri finali, che però andremo a vedere nella prossima volta. Anche perché i finali C e D si potranno vedere soltanto quando si andrà a completare praticamente la fase finale, quindi quando si ucciderà nuovamente il Signor Oscuro, ed è lì che poi potrà scattare o il finale C o il finale D. Ovviamente prima bisogna fare il finale C, e vi spiegherò anche perché, e poi fare il finale D, che aprirà praticamente la strada verso il finale E. Quindi per il momento è tutto, ragazzi. Io vi ringrazio per aver visto anche la run B conclusa ufficialmente, e ci vediamo per la run C, anzi per il finale C, D e poi successivamente. Quindi alla prossima.